Il dato che emerge per quello che concerne la qualità di vita è un miglioramento progressivo della HR Quality of Life misurata con un indice abbastanza preciso, l'HRS, che valuta su 9 item la qualità di vita con un punteggio che va da 0 a 36, ossia 4 punti per ogni item con un minimo di 5 item valutabili, dal quale per la prima volta emerge che pazienti con carcinoma renale già trattati con farmaci antiangiogenetici, oltre alla prima linea, qualcuno anche in terza linea con nivolumab, hanno un progressivo miglioramento della qualità di vita, salute correlata rispetto al basale. E questo emerge con una differenza sensibile tra i pazienti trattati con nivolumab e i pazienti trattati con everolimus. Questo dato che emerge sulla qualità di vita è un dato essenziale, perché è il primo riscontro nell'ambito del carcinoma renale metastatico trattato in seconda linea sulla misurazione obiettiva con un indice accurato a 9 item che riporta il crescere della qualità di vita in corso del trattamento. È un miglioramento già dopo le prime settimane, per cui è un dato che non era stato riscontrato prima. La terapia con l'anti-PD-L1 è efficace, ha minori effetti collaterali di grado 3 e di grado 4, non riporta morti correlati alla terapia, laddove nel braccio di confronto ci sono state due morti correlate alla terapia. E non solo, nel 2015 c'è stato un emendamento al protocollo per cui, dopo aver visto la netta differenza in ordine di hazard ratio rispetto al confronto, i pazienti in trattamento con Everolimus hanno tutti fatto un crossover e sono passati a trattamento con nivolumab.